Signor Mauro Murgia, titolare di questa struttura, è possibile, ma proprio perché c'è lui, ma perché ha sposato i nostri progetti. Questa sera abbiamo anche una nuova proposta, una nuova cosa che vi dobbiamo parlare. Questa sera conoscerete una nuova associazione che è stata creata da un paio di soci fondatori, che a me piacciono molto le parole di Giovanni Paolo II, ma particolarmente una dove dice: non abbiate paura. Ebbene, questa associazione si chiama proprio così: non abbiate paura, noi siamo con voi. È un'associazione umanitaria che si occupa di tutte le necessità dei nostri fratelli che sono in problemi di salute o anche altri problemi. Questa sera siamo qui perché abbiamo un obiettivo che io vorrei, e poi dopo ve lo faccio vedere attraverso le slide. Io vorrei che questa sera ci riuscissimo. C'è stato lanciato un SOS qui in Sardegna, perché è bene che ci occupiamo un po' anche e soprattutto della Sardegna, visto che nessuno si ricorda di noi, e particolarmente da Lavos di Tonara, che ha bisogno di un'attrezzatura per bambini. Eccola qui. Scusate, aspettate. Non abbiate paura, due mani che sono quelle delle persone che soffrono e le mani di tutti quanti noi, siamo con voi, associazione umanitaria per il sostegno e la necessità del nostro prossimo. Questa associazione prende il via da questa sera. I soci fondatori, tra questi anche il sottoscritto, hanno eletto democraticamente come presidente di questa associazione la signora Pina Vitiello. Pina è davvero una grandissima amica, mi è stata sempre vicina in tutte le iniziative e quindi gli ho chiesto anche questo ennesimo sacrificio, che comunque lei ha accettato di buon grado. Però vi dico una cosa, questa associazione non è un'elite, non è un gruppo chiuso, è aperta a tutti. Quindi tutte le persone che vogliono far parte di questa associazione sono ben accette, basta semplicemente chiederlo e faranno parte di questa associazione. Siamo tutti uguali, sapete che per poter aprire un'associazione e quindi chiedere la partita IVA o codice fiscale, come vogliamo chiamare, ci vuole un presidente. Quindi la figura di Pina, che io ringrazio tantissimo, è semplicemente non perché sia la numero uno e debba comandare, ma semplicemente perché è necessario per questa associazione il suo sacrificio. Quindi lei ha accettato e si è messa a disposizione di questa iniziativa. Di quello. Grazie, buonasera a tutti. Non sto qui a dilungarmi, semplicemente sono abituata a seguire quello che mi dice il cuore e il cuore mi ha portato a seguire questo progetto, nient'altro. E vi ringrazio se vorrete seguirmi lungo questa strada. Grazie Pina, e con questo noi iniziamo da oggi questa iniziativa. Adesso prego, a metà settembre iniziamo, e sono già iniziate le prenotazioni degli artisti, perché facciamo le serate sia per Natale che per Pasqua all'ospedale oncologico. Pensate, perché per fare un nome, per far capire quanto
delle persone, nonostante siano big, siano sensibili, sono venuti a fare il concerto e poi hanno fatto il giro degli ammalati in Tazenda. E particolarmente per la seconda volta sono venuti in Tazenda proprio il giorno del 10° anniversario della morte di Andrea Paroni. Un grande artista che ha fatto e continua a fare con la sua musica e il suo ricordo, ha fatto grande la Sardegna, così come grande l'ha fatta questa persona che adesso vi presenterò. La terza slide, eccola qui. Allora, non so se non si vede bene, come vedete è un ordine fatto alla ditta Calaris, emessa il 7 giugno, quindi pensate da quante che ho già ordinato, e si tratta, come la vostra gentile richiesta, vi comunichiamo esattamente quello che vedete qui, è un manichino dei Sushi Junior. Questo manichino, per addestramento alla RCP di grande verosimiglianza, è stato appositamente concepito per le tecniche di salvataggio e rianimazione del bambino. Il prezzo, e ve lo dico perché non ho niente da nascondere, è 1.900 euro più IVA al 22, ed è stato già ordinato. Questo andrà a Lavos di Tonara. Perché Tonara? Perché Tonara è un paese che ci ha sempre accolto nelle nostre iniziative, e praticamente noi facciamo, insieme a Giorgio che è lì con la telecamera, facciamo delle partite del cuore, e sono venuti a giocare con noi addirittura anche gli ex giocatori del Cagliari a Tonara proprio. È un paese che ci ha accolto sempre con grande generosità, e quindi mi sembrava doveroso iniziare questo nostro cammino proprio da Tonara. Però chiunque di voi ha indicazioni, notizie di persone che sono in difficoltà perché ammalate e hanno bisogno di sostegno sia medico che economico, possono contattarci, possono, tanto il mio numero ce l'hanno quasi tutti, ci potete contattare e noi aiuteremo in queste iniziative. Allora, io vi direi una cosa, facciamo una cosa, iniziamo Gigi e Concas. Grazie Gigi. Come vi dicevo, una grandissima persona, sia dal punto di vista, e lascio la parola sia per il saluto che per dirvi i brani con la bellissima voce di Cecilia Concas. Buonasera a tutti, vi do il mio benvenuto, davvero ho fatto un lungo viaggio per voi. L'ho fatto davvero con piacere per essere con voi questa sera a sposare nuovamente con Antonio e con Giorgio questa causa, perché bisogna sempre avere un occhio attento per le persone che hanno un po' più bisogno di noi, diciamo così. Bene, io, Antonio mi ha presentato, io da piccola ho avuto la passione del canto della nostra tradizione, per poi evolvere questa mia passione anche nel scrivere in sardo, per scrivere la modernità che